La sfida delle matricole del girone F della Serie D e dei Castelli va ai marchigiani del Castelfidardo, che hanno battuto 1-0 gli abruzzesi del Castelnuovo. Una vittoria meritata, quella ottenuta dai fidardensi, che questa volta ad una prestazione di buon livello, come nelle precedenti due gare, hanno abbinato anche la conquista dei tre punti. I padroni di casa hanno di fatto dominato l'incontro sin dalle prime battute, proponendo un gioco veloce sugli esterni e con una linea d'attacco a tre con Gnambè, Giampaolo e l'ottimo Braconi a garantire anche la fase difensiva sul possesso palla avversario. Il Castelnuovo di Guido Di Fabio è apparso al di sotto delle aspettative. Sbarbati, uno degli ex, l'altro era Terrenzio, ha avuto pochissimi palloni giocabili e in mezzo al campo il baby Basilico non è stato all'altezza delle precedenti prestazioni. Per 27 minuti abbondanti il pallino del gioco è nelle mani di Didio e compagni, che provano a spaventare Natale con Cusimano dopo appena 3 minuti. E un attimo dopo Natale deve intervenire a mani aperte per respingere un'insidia da pochi metri. Il gioco dei locali è gradevole perché si sviluppa su entrambe le corsie e con interessanti verticalizzazioni. Terrenzio è chiamato al salvataggio sulla linea, sulla rasoiata di Fermani. Castelnuovo non pervenuto, solo nel finale di tempo si affaccia nella metà campo locale con un traversone dalla destra che David blocca in presa alta. Nella ripresa i biancoverdi ripropongono lo stesso ritmo dei primi 45 minuti di gara e dopo appena 80 secondi trovano la rete del successo. Gnambè vede l'inserimento in area di Giampaolo, che tra due difensori riesce ugualmente a calciare in rete. Tiro non forte ma angolato, nulla da fare per Natale. Neroverdi che provano a riorganizzarsi subito, Di Ruocco impegna David in una parata a terra non difficile. Mister Di Fabio inserisce forze fresche, Olivi e Bregasi al posto di Morganti e Basilico, riassetta la squadra, ma di rifornimenti per Sbarbati neppure l'ombra, tant'è che l'attaccante ci prova dalla distanza ma senza grandi pretese, è il 31esimo. Il Castelfidardo la partita però non la chiude, così nelle battute finali dell'incontro, recupero compreso, subisce l'assalto degli avversari che si rendono pericolosi con un piazzato di Loviso che spaventa David, ma nessuno è pronto a spingere in fondo al sacco il pallone. Alla fine è giusto così, il successo del Castelfidardo è meritato, agli abruzzesi resta il rammarico di non aver interpretato la sfida come avrebbe voluto Mister Di Fabio. Stiamo continuando, sono tre partite che stiamo giocando bene e facendo bene, creando occasioni da gol ogni partita, e anche se avevamo raccolto poco, perché comunque al Balonga una partita da vincere l'abbiamo persa, due domeniche fa con la squadra più forte secondo me del campionato abbiamo fatto un buon punto, ma potevamo anche portarla a casa la posta piena. E oggi abbiamo fatto un'altra buona prestazione, creando diverse situazioni per far gol, giocando un buon calcio per, come dici tu, una buona mezz'ora il primo tempo. Dopo siamo rientrati, abbiamo aggiustato qualcosina perché loro avevano cambiato qualcosa tatticamente, quindi abbiamo cambiato qualcosina negli spogliatoi e siamo ripartiti di nuovo forte il secondo tempo, infatti abbiamo trovato il gol. Ecco mister, sembra davvero lontano il Castelfidardo visto qui contro l'Aprilia, forse una delle partite più brutte degli ultimi tempi, e invece questa è una squadra completamente diversa, le ultime tre come ha sottolineato lei, e poi la prestazione di Braconi della linea 3 in avanti è quello che si sacrifica di più in fase di copertura anche. Sì, Lorenzo è quello che è più volenteroso, diciamo così, in fase di non possesso, quindi lo sfruttiamo anche per quello, è giovane, cioè, ha 18 anni, ha una carriera davanti che deve far bene, deve continuare a far bene, oggi ha avuto occasione anche per far gol, deve essere più bravo a sfruttarle, però ha fatto anche oggi una buona partita. Diciamo, da quando è rientrato lui, che poi è dopo l'Aprilia, ci ha permesso di poter giocare in modo diverso, abbiamo cambiato l'under, quindi il 2002 è un under importante in questa categoria e lui chiaramente è pronto, quindi con lui abbiamo potuto sviluppare il modulo un pochino più consono al nostro gioco, che piace anche a me di più. Mister Di Fabio, avete sofferto sin dall'inizio l'aggressività del Castelfidardo per 27 minuti nel primo tempo, insomma avete in pratica patito soprattutto sugli esterni. No, abbiamo fatto la nostra partita, ma di fronte avevamo un avversario che aveva tanta voglia, tanta determinazione, forse anche più di noi, quella che,
che noi non dobbiamo mai smettere di avere, e quindi ci ha messo in difficoltà e alla fine l'abbiamo pagato nel secondo tempo, subito appena rientrati, con il gol che ci ha un po' tagliato le gambe, però pian piano ci siamo ripresi e alla fine abbiamo avuto anche le nostre occasioni per pareggiare questa partita. Ecco, comunque ci si aspetta, forse sono mancati alcuni uomini lì a centrocampo. Basilico, il ragazzino, insomma, ci si aspettava una prestazione diversa. No, ma i ragazzi danno sempre tutto, poi ci sono gli avversari che delle volte ti mettono in difficoltà. Basilico, un ragazzino che è il primo anno che gioca in queste categorie, quindi sicuramente è dall'inizio che gioca, se è anche un po'. Anche un po' stanco, però sta facendo bene, dobbiamo dargli la croce addosso a Basilico per una prestazione assolutamente, ragazzo uscito che piangeva, ma fa parte del gioco, dobbiamo sapere che questo è un campionato che se non stai sul pezzo sempre ogni partita puoi vincere con chiunque, puoi perdere con chiunque, quindi oggi il Castelfidardo penso che abbia meritato la vittoria, peccato perché detto, alla fine abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare, siamo stati poco fortunati, però ci vuole un approccio diverso sicuramente nelle gare a venire.